Vi dicevo del Monte Spaccato Calcio, allora provo a riassumere un attimo qual è la storia. Una squadra di quartiere, siamo a Roma, nata 55 anni fa, per dare, come spesso accade, no, alle squadre di quartiere, possibilità di socializzazione, divertimento ai bambini del quartiere. Però negli anni questa squadra poi è passata nelle mani di un clan, di un'organizzazione criminale. Nel 2018, dopo 58 arresti, c'è stato anche il sequestro dei beni del campo e della società. Allora cosa è accaduto? Che grazie all'impegno che ci ha messo soprattutto Asilo Savoia, che è un'istituzione pubblica regionale, un'azienda pubblica di servizi alla persona, e del suo presidente Massimiliano Monanni, con il programma Talento e Tenacia, che poi sono le cose che servono nello sport, soprattutto ma anche nella vita, no? Per andare avanti, soprattutto ai giovani, crescere nella legalità, ha restituito il centro sportivo a tutto il quartiere. Gioca in eccellenza, è la prima squadra a livello dilettantistico ad azionariato popolare, perché è stata portata avanti anche questa cosa con grande successo. Noi siamo nel campo, dovremmo essere proprio lì nei pressi, con il presidente di Asilo Savoia, Massimiliano Monanni, perché tra poco, tra qualche minuto, ci sarà il fischio d'inizio. È giusto, presidente? Eccola, sì, buongiorno, vero, grazie buongiorno. Per essere con noi. Io sono qui nella sala degli uffici, ma che affaccia direttamente sul campo. I ragazzi delle due squadre sono entrati negli spogliatoi per prepararsi agli adempimenti preliminari. Il fischio d'inizio è per le ore 11. Allora, io ho raccontato a grandi linee, è molto facile riassumere così, non credo siano stati anni facili per voi, ma se vedete i risultati che avete raggiunto, credo sia motivo di grande orgoglio. Guardi, sì, non sono stati certo anni difficili, però siamo riusciti in questi anni a stabilire un rapporto sinergico con il territorio. La cosa più importante di questo progetto è che siamo riusciti a mettere in rete tutte le realtà del quartiere, dalla parrocchia alla protezione civile, alle associazioni di quartiere, al comitato di quartiere, al centro anziani. Questo ha consentito di creare un tessuto connettivo che ha fatto superare al quartiere questo che è stato uno shock, perché comunque questo clan criminale, ricordo che la Cassazione si è pronunciata con una sentenza penale che ha condannato a 30 anni il capo di questo sodalizio, si era appropriata di questa polisportiva popolare proprio per trovare una legittimazione nel quartiere, e quindi questo aspetto sicuramente è stato importante e ha consentito al quartiere di tornare ad essere citato non più per fatti di cronaca nera, ma per fatti di agonismo sportivo e di successi sportivi. Ricordo anche la nostra squadra femminile, che in due anni è stata promossa in Serie C e tra l'altro oggi pomeriggio avrà la partita in casa per il campionato di Serie C, si trova in quarta posizione, quindi anche in una posizione molto soddisfacente. Il modo migliore per entrare dentro questa storia è viverla assieme a chi di questa rinascita ha fatto un docufilm, Ultima Giornata, realizzato da Marco Panella, ne ha curato anche la regia con la collaborazione di Sport Memory e Artix, presentato tra l'altro al Senato. Marco, ciao, buona domenica anche a te. Ciao, buongiorno, buongiorno a te. Allora vogliamo subito sapere com'è stata questa esperienza, perché insomma è il racconto di una storia realmente accaduta, è il racconto di una quotidianità che questi ragazzi vivono e soprattutto dell'ultima giornata di campionato. Com'è stato lavorare con loro? Com'è nata questa idea soprattutto? Ma guarda, anzitutto l'ultima giornata è una storia sportiva, sì, perché parliamo di calcio, parliamo di sport, ma è una storia emotiva soprattutto, perché noi abbiamo raccontato in una settimana, dal lunedì al sabato, abbiamo seguito i ragazzi, siamo stati con loro, abbiamo condiviso i loro allenamenti e le loro giornate, siamo entrati in alcune delle loro case, abbiamo parlato con i genitori, qualcuno a casa, qualcuno al campo, abbiamo ricostruito in questi giorni tutto quello che è l'impianto e l'impatto emotivo che ruota intorno ad un ragazzo che fa un'attività sportiva in una situazione rinata, no? Perché Monte Spaccato, grazie all'attività della Asilo Savoia, il centro sportivo è diventato una centralità del quartiere, una centralità sportiva certamente, ma sociale e culturale. Questo secondo me è veramente da sottolineare. Dopodiché i ragazzi
sono straordinari. I ragazzi gli servono sempre grandi sorprese, basta dargli un po' di la possibilità di esprimersi e di mettersi a confronto anche con persone che non conoscono. Noi arrivavamo a Monte Spaccato come in qualche modo degli illustri sconosciuti. Siamo riusciti a creare un'intesa emotiva, un'intesa di dialogo con loro, e devo dire che quello che è uscito fuori, alcuni ragazzi sono attorinati da un certo punto di vista. Ma perché? Perché interpretano se stessi. La nostra ultima giornata è un racconto dal vero e dal vivo, è una presa diretta che non è soltanto una tecnica di ripresa, ma è una presa diretta perché ci ha messo in contatto direttamente con le emozioni che questi ragazzi condividono e soprattutto con le loro aspettative. Poi le aspettative, il gioco della vita è questo, le aspettative a volte si realizzano, a volte un po' meno, a volte per niente. Tutti quanti sono arrivati all'ultima giornata, alla partita giocata con il Tivoli Calcio, a Tivoli, con grandi aspettative. Dopodiché il campo ha dato il suo verdetto, ed è un verdetto che viene accettato, viene interiorizzato, con tutto quello che comporta dal punto di vista del bagaglio emotivo e del bagaglio di ricordo che poi crea questa cosa. Tutti i ragazzi che hanno partecipato lo scorso anno al successo, no, del perché Monte Spaccato lo scorso anno vinse il campionato nazionale. Quest'anno si sono confrontati con un altro risultato, e questo li fa crescere, questo li fa diventare persone grandi, adulti, e gli insegna soprattutto a confrontarsi con quella che è la dinamica della vita di ogni giorno. Allora, vediamo assieme il trailer, poi torno dal presidente, il trailer di Ultima Giornata. Restavamo qui fino a tardi, cioè magari arrivavamo alle 4 di pomeriggio appunto per organizzare la partitella che sarebbe durata un'ora, ma invece si stava qua fino alle 8, 9 di sera, che tornai a casa e tua madre diceva tu sei stato, e te come al solito rispondevi sono stato al campo a giocare a pallone. Per tutta la vita vorrei dire questa cosa io. Eppure da bambino vedi il calcio, il pallone proprio in modo diverso, come l'unica felicità della vita tua, ecco. Questa è una cosa che mi porterò sempre dentro. Presidente, si è spostato, è sul campo adesso, mi sa? Sì, sono sul bordo di campo, ovviamente in campo non possiamo entrare perché è in corso la partita, tra l'altro il Monte Spaccato ha segnato al primo minuto, quindi ecco. Diciamo che il collegamento con Sky Sport è particolarmente fortunato. Insomma. Beh, noi siamo contenti anche noi. Per voi, chiaramente, non è che tifiamo da una parte o dall'altra, insomma, come andrà. Presidente, senta, abbiamo visto il trailer di questo film, credo che questo film sia un documento preziosissimo per i ragazzi, quindi immagino abbiate in mente un percorso da portare avanti, da far vedere ai ragazzi nelle scuole, che ci si possa organizzare qualcosa intorno di importante. Sì, ma infatti abbiamo già in programma con i dirigenti scolastici, noi abbiamo anche un accordo con il Ministero dell'Istruzione, con la Direzione Generale competente, quindi veicoleremo questo docufilm a partire dalle scuole di Monte Spaccato, ma non solo. Quindi è evidente che si tratta di un'esperienza importante perché, come diceva anche Marco,
si insegna anche che da una sconfitta può iniziare un percorso di rinascita, un po' come è avvenuto a livello generale per il Montespaccato con gli arresti che hanno condotto, diciamo, a una paralisi della società, addirittura rischiava di scomparire. Quindi il principio educativo di questo docufilm credo sia molto importante, e poi è non altro non è che il principio educativo del programma Talento e Tenacia che Asilo Savoia promuove qui a Montespaccato come anche ad Ostia con la palestra della legalità. Dovesse, Marco, torno da te un attimo, Marco Panella, insomma, si potesse anche renderlo fruibile a tutti questo documentario? Cioè, possono trovarlo per vederlo da qualche parte? Come si fa a vederlo se non si è nelle scuole? Allora intanto il documentario presto sarà disponibile. E noi stiamo parlando con varie piattaforme, insomma, ovviamente per renderlo disponibile anche in televisione, e tra poco sarà su YouTube. Lo iscriveremo ai vari festival di settore, e dopodiché le scuole sono un grande circuito, perché entriamo in profondità, in verticale con i ragazzi. Le scuole e le università, pensiamo soltanto agli adolescenti, ma pensiamo anche a ragazzi già formati in corso di uscita dal percorso scolastico, come sono gli universitari, che sono lì per affrontare quello che viene dopo. E, peraltro, il documentario mette a terra una grande cosa, nel senso lo sport è un grande acceleratore di miglioramento sociale. Lo sport agisce nei territori fragili, li migliora il rapporto tra persone, tra persone e territori. In qualche modo il grande impegno che il governo sta mettendo su Caivano a Montespaccato, nel piccolo, nelle dovute proporzioni, però dimostra che effettivamente è possibile tutto questo. Quindi se qualcuno ci chiederà di portare il documentario a Caivano, di raccontarlo, noi saremo ben contenti di farlo. Allora, io devo salutarvi, però ci ripromettiamo di tornare a trovarvi per vedere come stanno andando le cose. Vi dico anche di seguire il Montespaccato Calcio tramite social, perché sono molto attivi, raccontano tutto quello che succede. Io ringrazio il presidente Massignano Monanni, buona partita, buon tutto, ci rivediamo presto. Grazie, grazie a Marco Panella, e complimenti anche per questa, bravi. Per questa, bravi, vero Paolo, per questa, per tutto grazie. Quello che avete fatto, e anche per aver portato, insomma, tramite docufilm questa realtà. Grazie. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco. A proposito di Talento e Tenacia, tra poco conosceremo tutte le attività che porta avanti Dinamo Camp per ragazzi che di tenacia ne hanno moltissima, di talento altrettanto, e c'è chi fa in modo che queste due cose possano fiorire assieme. Grazie Paolo Beltramo. Grazie a te, grazie a voi. Torniamo tra poco, un paio di minuti e siamo qui.